Mi sono innamorata. Sono veramente innamorata. Lo conosco? No. E io neppure. Non capisco. Me lo spiegherai? Sì, quando l'avrò capito. Jean-Pierre, che cosa? Perché lo fa? Dica almeno qualcosa. Perché io? Perché ha scelto me? Sei ricca? Sembri ricca. I miei genitori lo sono. Eri una bambina viziata. Mangiavi caviale. Avevi domestici. Sì. Come si chiamavano? Scott era il mio autista. Giselle era la mia tata tedesca e Catherine era la mia tata francese. Hai mai mostrato il seno alle tue tate? Quando eri un adolescente ci deve essere stato un portiere con cui hai fatto l'amore nel seminterrato. O un autista, un giardiniere, l'uomo dell'ascensore. Gliel'hai mai fatto un lavoretto scendendo al piano terra? No. No? Lui lo desiderava? Allora, sì o no? È probabile. E da cosa lo intuivi? Perché lui fermava l'ascensore tra un piano e l'altro. E poi? Stava lì a fissarmi. E ti piaceva? Mi spaventava da morire. Certo. Ma ti piaceva? Una volta gli ho fatto vedere le mie mutandine. Visto? Quindi ho ragione, le ragazze con l'autista non si esibiscono, non mostrano il seno. Non lo mostrano. Non lo so, lo fanno. Dimmelo tu. Il cimitero, il manicomio, bettole, locali malfamati, pensionaggi. E invece ho fatto l'assistente di mio marito. Comme un miroir. J'ai vu le café au Van Gogh un soir terrible. Elle a décidé de se couper l'oreille. Mon père, vous mentez. Mon père, qu'as-tu vu? J'ai vu.
lendemain, on retrouve la 404. Arrivant dans une petite ville du centre de la France. Il n'y a presque plus d'essence. Dans l'auto. Marianne et Ferdinand stop devant un bar. Ils commandent quelque chose. Ils se demandent comment ils vont le payer. La police diffuse leur signalement à la radio. Les gens le regardent avec des yeux méfiants. La police diffuse. Les gens les... La police diffuse. Les gens les... La police diffuse. Les gens les regardent avec des yeux méfiants. Tu vois mes pieds dans la glace? Oui. Tu les trouves jolis? Oui. Très. Et mes chevilles, tu les aimes? Oui. Tu les aimes mes genoux aussi? Oui. J'aime beaucoup tes genoux. Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Tu les trouves jolies mes fesses? Oui. Très. Ça va. Donc tu m'aimes totalement? Oui. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Moi aussi, Paul. Thank you.
El fatídico 13 de julio de 1954, el Palacio de Bellas Artes recibía los restos de la pintora mexicana Frida Kahlo. La artista plástica no estaba sola, sus amigos le acompañaban, pero sobre todo se encontraba el muralista Diego Rivera, quien consternado lloraba en su ataúd. Durante el funeral, en un hecho sin precedentes, un militante del Partido Comunista colocó en el féretro una bandera del movimiento, situación que fue severamente criticada por autoridades y medios de comunicación. Este acto, así como la vida y obra de la pintora, están marcados en la historia cultural de México y en el 75 aniversario del Palacio de Bellas Artes. Mi attribuiva un'intelligenza, mi dava una forza che io non ho. Ma lui credeva che l'avessi e mi costringeva a crederci. Quanti giorni ha passato vicino a me, seduta a un tavolino per farmi studiare. Non ne avevo nessuna voglia. Ero così chiusa nei miei piccoli problemi. E lui lì a insistere, a ossessionarmi. Sono arrivata a detestarlo per questo. Lidia, finiamo questo discorso. Cerchiamo di restare attaccati a qualche cosa di certo. Io ti amo. Ecco, io sono convinto di amarti ancora. Cosa vuoi che ti dica? In una coppia quello che importa è la fedeltà della donna. Quella dell'uomo è secondaria. Chi ha scritto "La donna è naturale, dunque abominevole"? Baudelaire, ma parlava di donne di un particolare ambiente. Niente affatto, parlava della donna in generale. Quello che dice della donna è straordinario, spregevole, mostro, assassina dell'arte, è stupida e corrotta, l'imbecillità totale insieme a una notevole depravazione. Un momento, non ho ancora finito, questa è bellissima. Mi sono domandato spesso come mai lasciano entrare le donne in chiesa. Di che cosa possono parlare loro con Dio? Egocentrico. Cinico. Bye.
fermata a guardare quella vecchia foto di scuola di quando avevo 10 anni. E mi è parso di afferrare un qualcosa che era lì da tempo e non riuscivo ad afferrare. Sei sola, sei tutta sola. E non potrai liberarti di questa sensazione di completa solitudine finché non guarderai la morte in faccia. E poi neanche, guarda, questa non è che una stronzata romantica. Finché non sarai capace di guardare nella morte, nel buco del suo culo, sprofondando in un abisso di paura. E allora, forse, solamente allora, forse riuscirai a trovarlo. Ma io l'ho trovato, quest'uomo. Sei tu! Sei tu quest'uomo! Era un ragazzo che conoscevo. Si chiamava Michael Fury. Sempre quella canzone, la ragazza di Oakland. Era molto delicato. Mi sembra ancora di vederlo. Che begli occhi aveva. Suppongo che fosse innamorata di questo Michael Fury, Greta. Era bellissimo stare con lui a quel tempo. Di che male è morto così giovane? Tubercolosi. Credo che sia morto per me. Dove sei? Nella mia camera da letto. No, voglio dire in che stato, in quale città sei? Sono in California. Anch'io sono in California. Non so, bello, io sto a Los Angeles. Anch'io sto a Los Angeles. Bene, magari qualche volta ci potremo beccare, che ne dici? Stai guardando un film porno, Jack? No, no, Giorgia. Ma ti piacciono i film porno? Certo. Sega, Jack? No, per niente. Ma non lo fai mai? Sì, qualche volta quando mi sento solo. Non dovrai più sentirti solo perché adesso hai me. Oh, my God. After that long kiss, I near lost my breath. Yes. So we have flowers all. A woman's body. Yes. That was one true thing he said in his life. And the sun shines for you today. The autumn's eclipse start coming. No hideaway. Let the notes dissolve. Get hard. My romance doesn't need a castle. No, to
doesn't mean a thing. But you